Ed ora andiamo ad applaudire le nostre meravigliose ragazze insieme ad Alessio De Carolis, insieme a Vanessa Pretola per un bel momento moda tutto dedicato appunto alla bellezza, al fascino e all'eleganza. Regia, musica. Passo le notti a camminare dentro un metro, sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì cambierò. Gettano arance da un balcone, così non va, tiro due calci ad un pallone e poi chissà, non sono ancora diventato matto, qualcosa farò. Ma adesso no, Luna! Luna, non mostri solamente la tua parte migliore, stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore e credi solo nelle stelle, mangi troppe caramelle. Luna, Luna, ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare, restiamo insieme questa notte. Mi hai detto no per troppe volte, Luna! E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', se sono triste mi travesto come Pierrot, poi salgo sopra i tetti e grido al vento, guarda che anch'io ho fatto appunti con Dio. Ho mille libri sotto il letto, non leggo più, ho mille sogni in un cassetto, non lo apro più. Parlo da solo e mi confondo e penso che in fondo sì, sto bene così. Luna! Luna, tu parli solamente a chi è innamorato, chissà quante canzoni ti hanno già dedicato, ma io non sono come gli altri, perché ho progetti più importanti. La parte bella del nostro programma, le nostre bellissime ragazze con Alessio De Carolis che è qui con me da tanti anni e con una madrina d'eccezione che è Vanessa Pretola, che io vorrei accanto a me, perché con Vanessa mi vorrei complimentare per il grande successo quindi ottenuto durante le scorse elezioni. Qualche settimana fa nel tuo comune Pontecorvo, in provincia di Frosinone, ci sono state le elezioni comunali dove tu hai avuto un grandissimo riscontro. Questa ragazza, che io conosco, si può dire da bambina, vabbè, totalizzato, mi piace dire questo numero, 631 voti. E quindi veramente grazie. Un grande, grande risultato. Grazie mille. Ti sei impegnata, sei stata molto brava. Io vorrei complimenti anche dalla regia. Beh, da tutti noi, da tutti noi. E bravo anche Geremia Di Massa, bravo. Grazie. Io vorrei salutare anche Riccardo Roscia, dirgli che lo aspetto qui in TV, anche se ci vedremo poi a cena una sera di queste. E voglio manifestare tutta la mia solidarietà, il mio affetto a Riccardo Roscia, che considero una persona onesta, corretta, leale e per bene, ed avrà sempre il mio sostegno. Grazie, grazie Paola. Grazie a tutti. Sei stata contenta, hai lavorato tantissimo. È stata dura, è stato un mese difficile, però i risultati poi li ho ottenuti. E questo grazie a tutti gli amici, i sostenitori e soprattutto a Riccardo Roscia. Beh, ci sentivamo e eri sempre in giro per incontri con tanti giovani, con tante famiglie, e le persone hanno capito questa parte di te e ti hanno voluto premiare con il loro consenso, perché sei una persona che tu molto per bene, e quindi grazie, è giusto che fosse così. Adesso sei diventata, hai firmato qualche giorno fa, sì, consigliere. Sono diventata consigliere di minoranza, quindi spero di fare una buona opposizione per il mio comune. Benissimo, la cosa che ti sta più a cuore, Vanessa, per il bene, tuo paese? Il bene del paese e soprattutto un cambiamento, quindi lo possiamo apportare solo noi giovani. Noi te l'auguriamo di grazie. Vero cuore. Brava, 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 davvero. Grazie anche a molto, Franco. Molto brava. Grazie, 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 grazie Vanessa Pretola.